Qui di fianco a me vedete Laura Biolcati Rinaldi, residente a Novi, che si sta battendo insieme a un comitato spontaneo di cittadini contro l'abbattimento dei platani di via 22 Aprile. Sì, questo viale diciamo che è uno dei viali ancora più belli di Novi, infatti ha questo splendido insomma, parco di platani che sono un ristoro d'estate e anche d'inverno. È anche un grosso valore simbolico, sono stati piantati penso circa 70 anni fa e quindi fanno parte proprio della storia di questo paese. E niente, c'è questo progetto dell'amministrazione comunale di abbatterli, però non sono ancora state fatte delle perizie, quindi si è costituito questo comitato, costituito inizialmente solamente dagli abitanti della via, a cui si stanno unendo fortunatamente anche gli abitanti un po' di tutto il paese, che sono insomma indignati per questa decisione. Voi cosa chiedete al comune? Allora, chiediamo innanzitutto che le piante siano periziate ad una e che siano, se effettivamente c'è qualche pianta malata, che si intervenga solamente su quella e non si faccia uno scempio di tutto il viale, perché sarebbe veramente una grossa perdita sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. E quindi insomma ci stiamo battendo per quello, stiamo raccogliendo delle firme per far sì che la perizia che dovesse essere fatta sia poi verificata anche dal consorzio fitosanitario, perché a questo punto ci si fida poco e vorremmo che appunto queste piante fossero verificate una ad una, in modo che se c'è da fare qualche abbattimento sia fatto veramente solamente nei casi effettivi di pericolosità della pianta. Voi avete programmato anche un flash mob, che cosa farete? Accenderemo un lumino e lo porremo simbolicamente uno per ogni pianta, per uno di questi platani. Li metteremo di fianco a questi platani e insomma vogliamo una sorta di funerale che speriamo non debba venire, insomma è proprio un gesto simbolico per attirare l'attenzione su questo problema che ci sta molto a cuore. Grazie. Prego, grazie a voi.